Bonjour, je m'appelle Elodie, j'habite à... Mi chiamo Elodie e abito a Lione. La politica monetaria forte condotta dalla BCE non nuoce ai paesi europei che hanno una politica monetaria debole? Io non credo che la politica monetaria della Banca Centrale Europea possa essere considerata una politica di moneta forte. Innanzitutto perché non c'è un obiettivo di cambio in questa politica, quindi non è vero che la Banca Centrale cerca di tenere il cambio forte. Inoltre è una politica molto espansiva, i tassi di interesse sono bassi da tantissimo tempo e l'Europa è inondata da liquidità. Quindi non vedo politica di moneta forte. È vero però che la politica della Banca Centrale ha dei problemi ad adattarsi alle esigenze di tutte le economie nazionali. Abbiamo dei dubbi che vada bene una politica monetaria per tutti fino a quando i mercati non sono molto più integrati. Quindi il problema è quello di rendere le regole finanziarie sempre più uniformi e di fare in modo che il mercato finanziario e monetario, il sistema dei pagamenti e degli scambi sia molto molto unificato. A questo punto andrebbe bene una politica monetaria per tutti. Oggi ci sono dei problemi perché a volte la trasmissione della politica monetaria dal centro alla periferia avviene con ritmi diversi, con velocità diverse, e questo crea dei problemi. Per porre una domanda visitate il nostro sito.